Buonasera amici sportivi e bentornati all'appuntamento con Casa Viola, il nostro quotidiano approfondimento sulle tematiche della Fiorentina. E anche questo primo luglio appunto torniamo a parlare della squadra viola. Lo facciamo subito in apertura con un servizio del nostro Gabriele Calderon che ci porta alla scoperta di quelle che saranno le prime partite che la Fiorentina dovrà affrontare nella stagione 2021-2022. Ufficiali gli orari delle prime 5 gare di campionato per la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano. Esordi al Franchi con la Cremonese domenica 14 agosto alle 18:30, prima di dedicarsi all'andata del preliminare di Conference League giovedì 18 agosto, dove ancora non è noto l'avversario. Tornando alla Serie A, vero tour de force, dove i viola torneranno in campo sempre alle 18:30, domenica 21 agosto al Castellani di Empoli, prima di affrontare nuovamente la Conference League giovedì 25 agosto nella gara di ritorno del preliminare, e poi di nuovo domenica 28 con il Napoli al Franchi alle 20:45 e alla Dacia Arena di Udine mercoledì alle 18:30, e per finire questo tour de force con la Juventus sabato 3 settembre alle ore 15 al Franchi di Firenze. In sostanza 7 gare in 21 giorni, dove anche il caldo sarà un fattore da non sottostimare. 21 giorni di fuoco in tutti i sensi, dove la Fiorentina si giocherà già un buono spicchio della stagione. Una vera e propria buffata per i tifosi viola, che sotto l'ombrellone o nella torre da Firenze si appuntano le date sul calendario. Il campionato sta per tornare. Eh sì, il campionato sta per tornare, sta per iniziare la stagione della Fiorentina che si prepara al ritiro di Moena. Faccio una correzione, in apertura ho detto stagione 2021-2022, no, 2022-2023. Il caldo e un po' di disabitudine alla conduzione di Casa Viola mi ha tirato questo brutto scherzo, anche se dobbiamo dire Leonardo Petri, vado a introdurre il nostro primo ospite di quest'oggi, insomma la stagione 2021-2022 ce la ricorderemo per forza. Ah beh, ce la ricorderemo perché è quella in cui è tornato un po' di calcio a Firenze ed è quella in cui la Fiorentina, dopo anni disastrosi, è tornata ad ottenere un piazzamento europeo. Naturalmente a questo bisognerebbe dare continuità. Speriamo che la Fiorentina riesca a costruire una squadra degna di questo nome e soprattutto riesca ad avvicinare le sei squadre che le stanno davanti, perché di solito dopo un settimo posto è normale che l'obiettivo sia quello di migliorarsi. Al momento io non ho ben capito quello che è il progetto, le idee, l'idea di squadra che vogliono far nascere, però un po' di tempo ancora ce l'hanno. Allora, lapsus perdonato, quindi intanto in apertura mi perdoni questo lapsus. A proposito di futuro, a proposito di dare continuità a quanto fatto nella stagione 2021-2022, il primo luglio segna una data importante, lo ha sempre segnato nel calcio estivo, perché di fatto dà il via alle trattative di mercato. Ricordiamo che appunto di fatto dal primo luglio è possibile portare avanti ufficialmente le trattative. È anche una giornata importante perché siamo a 10 giorni da Moena e per dare continuità a quel progetto tattico portato avanti da Mister Italiano si era detto che la Fiorentina sarebbe dovuta arrivare a Moena in Trentino con l'85% della squadra a disposizione, della nuova rosa a disposizione di Italiano. Secondo te, Leo, siamo in linea per quanto riguarda questo obiettivo statistico? Beh, siamo in linea, ancora non c'è nessuno. Cioè, oltre a non esserci nessuno, si sono talmente complicati la vita che hanno dovuto sfaldare la squadra, ma era ovvio, perché quando ti basi su prestiti è normale che poi l'anno successivo la squadra va rifatta, e qui si è subito creato il problema Torreira. Naturalmente poi c'è stato l'addio di Odriozola, tutta una serie di questioni. Poi le trattative della Fiorentina si dilungano sempre in maniera incredibile, fra richieste di sconti, commissioni e robe varie, a parte l'eccezione di Mandragora. Lì, incredibile, con tenacia e perseveranza, siamo riusciti a dare un decino alla Juve, perché quello è di fatto. E quindi, ti devo dire, il tempo ce l'hanno, se fanno Jovic, Mandragora, Dodò e magari Fraet da qui al 5 al 10 vanno in ritiro con quattro giocatori nuovi.
Poi c'è da discutere dell'entità dei giocatori, della qualità dei giocatori, se sono i giocatori che servono, ma dal punto di vista numerico, dal punto di vista numerico ci siamo. Allora, andiamo a vedere le grafiche sia delle date del ritiro, sia quelle del calendario, perché appunto il tempo è tiranno. Il 10 luglio inizia il ritiro di Moena, il 5 la squadra per la verità arriverà già a Firenze per il primo raduno, poi il 14 agosto il via al campionato e vediamolo come comincia la stagione della Fiorentina. Comincia con, come diceva il nostro Gabriele Calderon, con 7 partite in 21 giorni, ma soprattutto con, al di là degli appuntamenti di campionato, anche già il playoff di Conference, che diventa cruciale per dare una continuità anche al cammino europeo ritrovato, Leonardo. Guarda, dovessi usare il buon senso e dovessi dire quel che dovrebbe essere la normalità, io credo che la Fiorentina potrebbe fare un grande inizio di campionato, perché presumibilmente con l'obiettivo della Conference, che è una parte fondamentale della stagione, la Fiorentina arriverà più pronta delle altre, facendo una preparazione finalizzata proprio a quelle partite lì, e quindi dovrebbe trarne beneficio anche con Cremonese, Empoli e poi Napoli e via via, Udinese, Juve, che c'è. Però questo lo dice il buon senso. Per far questo sarebbe necessario che la Fiorentina facesse un po' come l'Inter, cioè desse italiano i giocatori velocemente, italiano ci lavorasse e poi si partisse. Io non lo so se questo accadrà. Ecco, usando il tuo assist, il tuo parallelo con l'Inter, no? L'Inter aveva bisogno di un attaccante e è andata a riprendersi Lukaku. Ovviamente si parla di altre trattative, di altri orizzonti calcistici. No, ma... si tratta, sì, ma insomma. No. Ti voglio chiedere qual è la situazione secondo te più emergenziale per questa Fiorentina, cioè dov'è che maggiormente si deve intervenire e con più velocità, perché io vedo almeno due situazioni, quella dell'attaccante sì, ma anche quella del portiere per esempio, e quella legata al centrocampo. Quella del portiere è surreale, perché se davvero la Fiorentina decidesse, e credo che l'italiano lo voglia realmente fare, io infatti ho fatto una proposta, l'italiano che per me è un grande allenatore dovrebbe occuparsi dal 2 all'11 e dal 13 al 20, non i portieri, perché li ha gestiti male lo scorso anno, addirittura ora Dronkowski non lo convoca nemmeno per il ritiro, e se lui è quello che perora la causa dello scambio fra i Barba e Lavagna, noi Lavagna, di Lavagna onestamente non sapremo. Fai riferimento allo scambio Dronkowski, perché non vorrei che noi, oltre all'americano sbagliato, poi andassimo a prendere anche il fratello serbo sbagliato, e lì sarebbe. Beh, Milinkovic Savic, insomma. Sull'attaccante, sai, loro hanno fatto una scelta, che è una scelta su Jovic. Addirittura mi pare di capire che vorrebbero provare anche ad acquistarlo. Addirittura, quindi presumo siano molto convinti del giocatore, di quanto gli possa essere utile. Però va assolutamente detto che i numeri di Jovic negli ultimi 3 anni sono più vicini a Kohorin che a Vlahovic, ecco, su quello bisogna essere onesti. I numeri del nostro amico negli ultimi 3 anni sono più vicini a quelli di Kohorin che a quelli di Vlahovic, il che non vuol dire nulla, perché Vlahovic uno sa giocare a pallone, è uno che però tanti gol li ha fatti solo nella famosa stagione dell'esplosione al Bayern Leverkusen, sì, all'Eintracht di Francoforte. Poi è andato a Real Madrid, Leonardo, e si è messo ad assistere, perché lui da 2 anni e mezzo assiste. E infatti noi stavamo vedendo i numeri, no? Che sono impietosi nel confronto tra Bundesliga e Liga, 72 presenze e 29 gol con 8 assist in Bundesliga, invece in Liga appena 36 presenze, 3 gol, 4 assist, ma soprattutto non è mai riuscito questo giocatore a dimostrare di valere la maglia del Real Madrid. Io però ti porto ancora una nuovamente sui portieri, perché oggi si parla di una Lazio che è andata forte su Vicario. Vicario che sarebbe stata una prima opzione però per la porta viola, mentre mi pare che adesso Terracciano sia il probabile titolare della prossima Fiorentina. Terracciano è stato semplicemente il peggior portiere dell'ultima Serie A.
numeri alla mano, è stato quello che ha subito più gol da azioni non pericolose, non potenzialmente pericolose. E il secondo peggiore è stato Lavagna. Questo ti fa capire in dosi sta andando a parare, capito? Questo tanto. Io che devo dirti? Non lo so, non lo oggi so. Oggi c'è un ritorno su Nando dei Collini, Leonardo. Non so se insomma ma ti convince di anche più. Anche questo io no, mi convince poco. Perché se io devo spendere 12 milioni per Collini e non ne spendo 15-16 su Carnesecchi, trattasi di circa. Però Carnesecchi sarà infortunato, Leonardo. Bene, ma io ho Terracciano. Terracciano è un buon dodicesimo, mi sta a fare quel che ha fatto quest'anno, e poi c'è Carnesecchi, è un investimento che poi tu ripopigli a 50 da Collini che tu ci ripigli le bucce non va bene. Andiamo stesso a discorso per Mandragora, cioè io spendo 10 per Mandragora, vediamo la grafica di Mandragora, l'Inter spende, bravo, guardiamo la grafica, l'Inter spende 4 di prestito più 10 il prossimo anno per Aslani. Noi prendevamo Grilic a parametro zero, non siamo stati buoni di trovare un accordo con il Subappo sulle commissioni, lì si fa i puntigliosi, però a dare 10 milioni alla Juve per Mandragora siamo tutti felici. Io c'è qualcosa che non capisco. Mandragora che insomma arriverà a Firenze, avrà il ruolo diciamo di Torreira o comunque se lo giocherà con Amrabat a centrocampo, però Leonardo c'è da tener conto che la Fiorentina, un po' come è successo peraltro anche nella passata stagione, dovrà fare a meno forse del suo elemento di maggior talento, e faccio riferimento a Castrovilli che almeno per la prima parte di stagione non farà parte dei disponibili per l'italiano. Si era parlato di Bairami dell'Empoli, giocatore che quest'anno ha anche fatto particolarmente bene in Serie A. Ti sembra un giocatore che, come dire, potrebbe fare il Castrovilli? Allora, Bairami gioca in un ruolo che non è contemplato nel calcio italiano, fa il trequartista, oltretutto occupa una porzione di campo molto limitata, non corre molto, senza palla deve imparare e gioca in una squadra particolare come l'Empoli. Detto questo, Bairami ha qualità, ha tecnica, ha capacità, è giovane, ha margine di miglioramento, ma come giocherebbe nella Fiorentina? Ci sono tre possibilità. La prima, adattatissimo esterno, e esterno del tridente da scongiurare. La seconda, da mezzala, e secondo me non ha il passo per farlo. In prospettiva, magari non il prossimo anno arrivasse, ma in prospettiva, potrebbe essere un ragazzo che per le qualità che ha potrebbe fare il processo inverso come ha fatto Pirlo e Ferratti e tanti altri, cioè andare a giocare davanti alla difesa. È un po' presto, credo, e poi deve averne voglia lui. In ogni caso Bairami potrebbe anche rappresentare quel tipo di calciatore che permette all'italiano di essere meno prevedibile, cioè a uso può esserci bisogno di trequartista, di giocatore. Vado così perché non ho idea di che vogliano fare. In un ho flash... sentito parlare anche di Praet. Esatto, in un flash, secondo te meglio Praet o Bairami in prospettiva per quel ruolo di allora ti dico la verità, al momento trattasi di mezzoni, cioè di giocatori che rientrano nella categoria di quelli che non fanno alcuna differenza, cioè non sono giocatori che ti cambiano la vita. Dovessi scegliere io fra i due, forse scommetterei più su Bairami, perché mi pare abbia tanta qualità e tanto margine di miglioramento ed ha 23 anni. L'altro mi pare molto discontinuo e non mi sembra abbia lasciato grandissime tracce dove è andato. Però anche lui fra i mezzoni è un giocatore che qualche spunto ce l'ha, però sono mezzoni. Leonardo, io ti ringrazio per il tuo punto di vista sul mercato viola, come sempre insomma ci siamo divertiti anche a prendere in rassegna un po' quelli che sono i rumors di mercato, ci ritroviamo presto sempre a casa viola. Benissimo, grazie, ciao Fabio, buona serata a tutti. E allora ringraziamo il nostro Leonardo Petri, abbiamo preso in rassegna i rumors di mercato legati alla Fiorentina, abbiamo provato a analizzare quelle che potrebbero essere anche le prossime imminenti mosse della Fiorentina per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Ho detto in precedenza però che questo primo luglio è un giorno importante non solo per l'apertura
del mercato, non solo perché mancano 10 giorni a Moena, al ritiro di Moena per la Fiorentina, e non solo perché il calcio femminile diventa professionistico in questa giornata del 1° luglio, ma perché quest'oggi gli arbitri fiorentini festeggiano 100 anni con un gran galà al Forte Belvedere, dove è presente il nostro Gianmarco Lucherini in compagnia. Gianmarco, di chi? Ciao Fabio, in compagnia di Niccolò Baroni. Pensa, oggi siamo qua tutti riuniti per il gran galà dei 100 anni della sezione arbitrale di Firenze, in un contesto splendido come quello di Forte Belvedere, come hai appena ricordato tu. 100 anni di grandissimi arbitri fiorentini, l'ultimo dei quali ad aver esordito in Serie A è proprio il nostro ospite Niccolò Baroni. Niccolò, una grande emozione ovviamente esordire in Serie A, l'ultimo di una lunga serie, quella che va da Menicucci a Duccio Baglioni, Rocchi. Diciamo che è un testimone importante, portare il nome di Firenze in alto, soprattutto in Serie A, un testimone difficile. In quanto, come hai detto tu, e ti do del tu scusami, i nomi sono importanti, non ultimo Gianluca, che è il nostro organo tecnico, per passare per Duccio Baglioni e Luciano Luci, in passato quando ho iniziato io era presidente di sezione, quindi cresci diciamo con dei miti, ti formi con dei miti e poi... Non è per tutti, chiaramente ci vuole anche fortuna, perseveranza, arrivi a coronare il sogno di ogni ragazzo, penso che inizi ad arbitrare dagli esordienti C come hanno iniziato tutti, ecco. E quindi sì, diciamo il 21 novembre ho fatto l'esordio, Sassuolo-Cagliari, è stata una bella emozione, una bella giornata, ecco, me la sono goduta, mi sono divertito, e è stato bello, ecco. Qual è la sfida della classe arbitrale, soprattutto nei prossimi anni, a confronto con le riforme tecnologiche, magari anche le riforme che presumibilmente ci si attendono, il tempo effettivo? Qual è la vera sfida dell'arbitro nei prossimi 10 anni? Penso la vera sfida sia la comunicazione, ecco, il comunicare tutte le nostre decisioni. Penso che questa sia la vera sfida che la nuova AIA sicuramente saprà fare. Mi sento solo di dire questo, anche perché diciamo sono abbastanza tra virgolette giovane, con poca esperienza in certi tipi di partite, quindi sapere quello che ci vuole, ecco, non è compito mio, però penso che la comunicazione, quella in generale nel mondo d'oggi, sia la chiave di lettura per far accettare il proprio mondo all'esterno, ecco. L'ultima domanda un po' più emozionale, poi restituiamo la linea a Fabio Ferri. Hai detto tu l'esordio l'ultimo anno nel 2021 a Sassuolo, con Sassuolo-Cagliari, e una gavetta fatta nei campi di periferia di Firenze. Un'immagine che ti viene in mente in questi ultimi 20 anni di carriera, la prima immagine che emozionalmente ti salta in testa? La prima immagine sicuramente è la prima partita, che è stata l'8 dicembre 99, Floria Gaffi Figline, di esordienti C, in cui io la mattina mi alzai, era la mattina, mi alzai presto e con l'emozione, ero spaesato, non sapevo a cosa sarei andato incontro, quindi ero sì emozionato e preoccupato. E questa diciamo è la prima cosa che ti viene in mente, da dove hai iniziato fin dove sei arrivato, e poi non ti devi mai fermare e pensare sempre a far meglio, ecco. Grazie mille a Niccolò Baroni. Fabio, ti restituisco la linea da Forte Belvedere. Se hai poi altre esigenze, vediamo di trovare qualche altra voce. Assolutamente Gianmarco, anzi se riesci a intercettare qualche altro collega di Baroni, insomma, più che volentieri lo inseriamo in collegamento con lo studio. 100 anni di arbitraggio, 100 anni di sezione AIA per quanto riguarda appunto la nostra città, 100 anni di evoluzione tecnologica, anche come sottolineava il nostro Gianmarco Lucherini, anche visto che nel prossimo mondiale, insomma, è notizia
proprio recentissima, freschissima, si arriverà al fuorigioco semiautomatico, alla sperimentazione di questa appunto tecnologia che insomma mira ovviamente a fugare tutti i dubbi sulle situazioni più delicate del mondo del calcio. Fuorigioco insomma è sempre una situazione che fa discutere. In attesa che il nostro Gianmarco recuperi qualche altro protagonista del gran galà di Forte Belvedere, direi che possiamo recuperare un'altra grafica di mercato che prima non abbiamo analizzato con il nostro Leonardo Petri, e sto parlando in particolar modo di quella di Dodo, perché abbiamo parlato un po' di tutti i settori del campo, abbiamo parlato della situazione portieri con Terracciano che per il momento di fatto è l'unica opzione per la prossima stagione, con Drągowski destinato a quanto pare all'Espagnol, portiere polacco che ha appunto su di sé l'interesse della squadra di Barcellona, che sembra un po' l'unica ormai in corsa per aggiudicarsi le sue prestazioni. Abbiamo parlato anche del centrocampo con Mandragora e con Bairami, e poi ci siamo soffermati su Jovic, una situazione in evoluzione perché la Fiorentina insomma pensa non solo al prestito ma anche alla possibilità in un prossimo futuro proprio di acquistare il giocatore a titolo definitivo. Ma è interessante anche seguire la situazione Dodo, perché appunto la Fiorentina è su questo terzino brasiliano dello Shakhtar Donetsk, giocatore che interessa molto ai Viola, che avrebbero già insomma ma sondato il terreno con la società ucraina. Si parla di una trattativa intorno ai 15 milioni di euro per convincere appunto lo Shakhtar a far partire il giocatore, 15 milioni di euro più 3 di bonus, queste sarebbero insomma le ultime indiscrezioni per quanto riguarda Dodo, che ovviamente andrebbe a occupare uno spot in una difesa che andrà puntellata sia sugli esterni sia per quanto riguarda il reparto centrale. Va ricordato infatti insomma anche la situazione di Milenkovic in evoluzione, con il centrale serbo che potrebbe lasciare la Fiorentina. Su di lui è forte l'interesse dell'Inter, Inter che abbiamo visto insomma ha tesserato Aslani, sebbene in prestito, Aslani proveniente dall'Empoli ed ex obiettivo anche accostato alla Fiorentina. Dovremmo avere già pronto il nostro Gianmarco Lucherini per un altro collegamento. Allora gli diamo qualche istante perché vedo che ha degli altri ospiti da coinvolgere in studio. Gianmarco, ci senti? Allora, al momento ancora no, ma vediamo, dovremmo avere Gianmarco. Gianmarco. Fabio, io ci sono. Eccoti. Fabio, io ci sono, mi bene, senti? Bene, bene, Gianmarco. Ciao Fabio, siamo in collegamento sempre qua dal gran galà dei 100 anni della sezione arbitrale fiorentina, splendido contesto del Forte Belvedere, con uno dei protagonisti di questo gran galà, Luciano Luci. Buonasera Luciano, tra l'altro già presidente della sezione arbitrale, attualmente designatore in Ucraina per la Serie A Ucraina. Io volevo chiederle, Luciano, se puoi ricordare quelle ore allo scoppio della guerra, il 24 febbraio, cosa si ricorda, visto che lei poi ha dovuto ragionevolmente fuggire dall'Ucraina? Beh, noi eravamo stati la settimana prima in Turchia a fare il seminario di preparazione, e il lunedì ero tornato a Kiev perché venerdì doveva riniziare, dopo la pausa invernale, il campionato di calcio. Martedì abbiamo presentato il furgone nuovo della VAR, ne abbiamo 3 là. Niente, tutto normale. Sono andato a casa a dormire, alle 5 mi ha svegliato un missile. Non ci ho creduto, sono andato a fumare una sigaretta in terrazza, è arrivato il secondo e le fiamme salivano dall'aeroporto di Borispol. A quel punto lì ho chiamato l'autista, ho preso armi e bagagli e mi sono avviato in auto verso Lviv per andare in Polonia. Impresa impossibile, c'erano 100 km di coda. Allora sono andato all'ambasciata. Fortunatamente noi abbiamo delle istituzioni che funzionano molto bene. Pier Francesco Zaso, l'ambasciatore italiano a Kiev, è veramente una persona super.
Lui ci ha tenuto 3 giorni nella sua villa dove risiede su una collina di Kiev, con i carabinieri di scorta e tutto, sotto attacchi missilistici e varie. Dopodiché io sapevo che la federazione aveva organizzato un pullman per portare via tutti i giocatori brasiliani, argentini, uruguagi da Kiev. E allora il convoglio organizzato dall'ambasciatore italiano mi ha portato in una regione a confini della Moldavia. Lì mi sono unito ai giocatori e tramite la federazione moldava, la federazione rumena, i loro centri sportivi tipo le nostre Overciano, a tappe sono arrivato a Bucarest dopo 5 giorni. Un'odissea praticamente. E poi sono rientrato a Firenze via aereo. Testimonianza ovviamente interessantissima, l'abbiamo già avuto da tutto gol quest'inverno, ecco, però ecco, sempre sentirla, soprattutto la viva voce di Luciano, fa sempre effetto. Sì, Fabio, scusa. No, dicevo, una grande testimonianza da parte insomma di Luci, che ci riporta quei momenti drammatici. Gianmarco, siamo in chiusura, però vedevo che avevi anche un altro ospite, non so se riusciamo a farlo intervenire. Sì, veramente in un flash. Allora, insieme a Luciano volevo introdurre un flash anche con Luca Lotti, l'onorevole Lotti, già ministro dello sport della nostra Repubblica. Luca, a lei ovviamente chiedo inevitabilmente lo stato di salute del calcio italiano, anche in vista, chissà, delle eventuali assegnazioni del Mondiale 2030, domanda un po' così provocatoria, però va fatta. Allora, una domanda giusta, intanto buonasera a tutti. In questa bellissima cornice nella quale gli arbitri stanno festeggiando i loro 100 anni, gli arbitri fiorentini, e quindi questo è già un piacere. Ma il calcio italiano non starebbe malissimo, io sinceramente lo vedo un po' troppo litigioso, perché non abbiamo bisogno di polemiche tra Lega e Federazione. Parlo delle polemiche degli ultimi giorni, ma anche dei mesi passati, perché alla fine servirebbe trovare un'unità per riuscire a trovare una quadra tutti insieme, e mi riferisco ai decreto liquidità piuttosto che le altre norme che il governo ha difficilmente anche messo in campo in un momento così particolare per aiutare anche le società di Serie A. Il resto lo fanno i privati, lo fanno le squadre come la Fiorentina, che sta provando ad investire nel calcio a Firenze, e anche le amministrazioni come di Firenze che ieri ha detto tramite il sindaco la Fiorentina rimarrà piacevolmente colpita dallo stadio, che sarà ovviamente rifatto, riformato con i fondi del PNRR. No, l'investimento sul Franchi, chi vi parla ha fatto una legge sugli stadi appositamente dedicata alla ristrutturazione, al rifacimento o alle nuove costruzioni per gli impianti sportivi e per gli stadi. Quindi Comune di Firenze ha scelto una strada importante, anche un po' rischiosa, perché 97 milioni del PNRR più altri che arriveranno per il campo di Marte sono investimenti importanti da portare a termine, ma sono convinto che sarà un investimento bello, e concordo con il sindaco, la Fiorentina sarà contenta poi di giocare in uno stadio all'avanguardia, bello, nuovo, e soprattutto pronta ad affrontare i prossimi anni con un investimento che anche la società stessa sta facendo su una squadra che può tornare a far gioire i tifosi fiorentini. Grazie mille onorevole, lascio sia l'onorevole che Luciano a questa splendida serata di gala, insomma questo sole che bacia i volti luminosissimi di tutti gli invitati. Grazie mille. Grazie ancora sia Luciano sia l'onorevole. Fabio, ti restituisco la linea dal Forte Belvedere. Grazie mille a Gianmarco Lucherini, che appunto, come ha ricordato anche in questo momento, è al Gran Galà di Forte Belvedere per celebrare i 100 anni della sezione fiorentina dell'AIA. Con quest'ultimo collegamento concludiamo anche l'appuntamento odierno di Casa Viola. Noi torneremo però a partire dalla prossima settimana sempre per raccontarvi tutto quanto inerente la Fiorentina. Vi ricordo poi che seguiremo con collegamenti speciali dal Trentino anche tutto il ritiro di Moena, dunque Casa Viola sarà così sull'asse Firenze e Moena, sempre pronto a raccontarvi tutto quanto riguarda la Fiorentina. Per oggi però è davvero tutto, un saluto e ci ritroviamo presto.